Buongiorno. Questa mattina ho finito di rileggere La critica del giudizio di Immanuel Kant, questo. E mi sono collegato a internet dopo per, come faccio sempre, posizionare il film dal portale a Google+. E mi sono trovato davanti alla fotografia di una donna a gambe divaricate mentre un cane gli leccava la vagina. Ora, io capisco che viviamo in un mondo in cui ci sono diverse opinioni. Quanto siano fondate queste opinioni è un discorso che ci porterebbe lontano. Però quello che mi chiedo è questo. Nella critica del giudizio, Kant teorizza tutta una serie di ragioni relative al gusto e relative all'etica. Una serie di argomentazioni assolutamente intelligenti e profonde. Ora io mi chiedo, ma viviamo in mondi separati? Quanti sono i mondi di questa contemporaneità? Cioè, questo è un discorso. Io ho scritto, sto cercando un editore, un libro sull'agonia di Venere, in cui affronto il problema della presenza, oserei dire la preponderanza femminile nella società. Ora, nella critica del gusto di Kant, tutte le argomentazioni che vengono fatte hanno implicazioni di carattere estetico, ma anche di carattere sociale, indirettamente. Cioè, come si reagisce, come si forma il gusto? Abbiamo già affrontato questo argomento. Come è possibile? Ora, la domanda elementare, se vogliamo, sciocca. Com'è possibile che un numero esagerato, un numero molto folto di donne sentano il bisogno di esibirsi in atti sessuali e di presentare le loro parti intime sui network? Forse io indirettamente pongo il problema su questo libro, L'agonia di Venere, ma forse dovrebbero essere prima di tutto le donne a porsi la domanda. Qual è questo bisogno impellente, non solo di fare atti che possono essere considerati normali, più o meno, ma allora, in tutto questo, siccome Kant nella critica del giudizio parla di arte, cioè la critica del giudizio in un primo tempo aveva come titolo La critica del gusto, e parla di arte, parla dell'approccio all'arte, nel modo come noi affrontiamo il problema estetico e della creazione artistica. Però la situazione è che di fronte a questo totale disfacimento sociale ed etico, è chiaro che il problema dell'estetica diventa un problema del tutto irrilevante. Cioè, quando noi per esempio vediamo nelle fiere, nelle biennali, nelle varie manifestazioni artistiche, delle opere
che ci lasciano perplessi, ci lasciano perplessi, ma queste opere forse sono in coerenza con quello che è il mainstream della società, quello che è il gusto generale. Quindi il problema, cioè io mi chiedo, forse un po' retoricamente, chiedo scusa per queste mie divagazioni, mi chiedo, quando sento quelli che decidono delle nostre vite, cioè i politici, mi chiedo, li vedo nei talk show, li leggo sui giornali, mi chiedo, ma quanti di costoro hanno letto La logica di Hegel, hanno letto L'etica di Nicomachea di Aristotele, hanno letto i testi come questo, La critica del giudizio di Kant, o Critica della ragion pura, o Critica della ragion pratica? Ecco, uno dice, vabbè, non è così indispensabile, verissimo. Ma il problema serio è che di fronte a forme di degenerazione, sia nel campo dell'arte, che ne vediamo, l'abbiamo detto, scritto, e in questo mio libro li cito ampiamente, ma anche nella socialità. Cioè in questi giorni è successo uno dei tanti episodi, no? Anzi due episodi. Uno di una ragazzotta bolognese, la quale si è ubriacata fino a perdere la cognizione, si è allontanata con un magrebino, che fosse un magrebino è del tutto accidentale, poteva essere altoatesino, non cambiava nulla. Comunque si è allontanata con un magrebino, ha fatto sesso in un vagone, si è svegliata mezza spogliata e frastornata in un vagone ferroviario. Dopodiché i giornali hanno dato una gran rilevanza a questa cosa. Attenzione, non hanno dato una gran rilevanza al fatto in sé, ma perché un prete si è azzardato ad esprimere dei giudizi negativi sul comportamento di questa ragazza. Cioè ci rendiamo conto di questo paradosso? Non c'è stato un minimo accenno di critica moderata, misurata, finché vogliamo, al comportamento di questa ragazza. Nessuna. Invece tutti, i media, i giornalisti, i soloni, i giustizialisti, si sono scagliati contro il prete, il quale ha espresso dei giudizi assolutamente negativi su questa ragazza. E allora, cioè, come mai pubblicano libri come questo, La critica del giudizio? A cosa servono? Ecco, mi chiedo, chi li legge? Chi li capisce? Cioè, è allucinante questa cosa. A Modena, una settantina di ragazzotte del liceo, della scuola superiore, ha messo in rete film di atti sessuali compiuti. Dopodiché si è stupita che queste immagini, questi film, diventassero virali e girassero per la rete. Allora, cosa dice la polizia postale? Cosa dice il pensiero comune? Non doveva succedere, perché la privacy è la privacy. Non doveva succedere. Cioè non che le ragazzine, non c'è nessun tipo di coazione a fare queste esibizioni davanti a una cinepresa, un telefonino. No? No, questo va benissimo. Quello che non va bene è che questa cosa diventi virale. Cioè, ma ci rendiamo conto? Cioè, non lo so, forse sono io che non connetto, che faccio discorsi assurdi, forse, non lo so. Ecco, e quindi la situazione è questa. Cioè, noi viviamo in una società nella quale i comportamenti più turpi vengono tranquillamente accettati, salvo quando una o più donne o omosessuali
come è successo a questo attore americano di cui non ricordo il nome, lamenta di aver subito molestie. Allora a quel punto si scatenano le televisioni, i media, i giornali nel rilevare non i comportamenti femminili o maschili, no, ma le molestie. Io non lo so, ecco, francamente mi sento confuso. No, non voglio né posso esprimere giudizi, cioè non è mio compito sicuramente. Io vorrei poter parlare d'arte, ma siccome anche l'arte recepisce ed esprime, raffigura gli stessi comportamenti e le stesse cose, e si crea una sorta di obnuolamento, cioè una sorta di confusione teoproiettica, no? di questi fatti. Uno dice, ma non lo so, ecco, è una questione generazionale che possa ancora stupirmi di questi comportamenti. Ecco, io non so se chi mi ascolta è su quella linea dei comportamenti del mainstream corrente oppure ogni tanto ancora delle reazioni. Però quando io dico spessissimo nei miei interventi che tutto è arte, non nel senso inteso da Dicky, da George Dicky, ma nel senso che nell'arte assorbe e rappresenta quello che avviene nel sociale, è influenzata da quello che avviene nella società. E quindi allora quando noi visitiamo biennali, fiere, manifestazioni d'arte di vario genere, vediamo cose che ci lasciano esterrefatti, non dovremmo assolutamente stupirci. Ma allora forse bisognerà decidere di mandare al macero una serie di libri che tanto nessuno ha letto e intende leggere. Cioè il problema della consapevolezza delle proprie azioni non si pone, perché quando succedono fatti come quello che abbiamo citato di Bologna non viene puntato il dito in modo moderato, critica, per carità, pacata, tutto quello che vuoi, verso chi ha avuto comportamenti assolutamente abnormi. No, su chi ha criticato questi comportamenti. E questa non è la prima volta che avviene, anzi oserei dire che è la normalità. E di conseguenza diventa difficile orientarsi in una società di questo genere. E io mi metto nei panni, con una certa difficoltà per il vero, ma sia pure in modo retorico e metaforico, nei panni dei giovani, delle giovani, che vedono questi comportamenti abituali, diffusi, cosa dovrebbero fare? Sottrarsi? Avere una reazione di rifiuto, quindi richiamarci alle antiche virtù? Cioè, è impensabile questa cosa, è assolutamente impensabile. Quindi la responsabilità dei soggetti della politica, i personaggi come Boldrini, Fedeli, Vendola, Cirinnà, tutti questi personaggi assolutamente sgradevoli, o bene o male finiscono per determinare i comportamenti sociali, finiscono per essere in linea coi comportamenti sociali, non perché abbiano un fondamento logico, di etica non se ne parla proprio, ma semplicemente perché chiaramente tra scegliere una situazione di sacrificio o scegliere una situazione di comodo, la maggior parte di noi sceglie una situazione di comodo, è anche naturale. Quindi se vieni giustificato in tutti i tuoi comportamenti, per quanto aberranti, è chiaro che non hai nessuna ragione per porre un freno
a fare ciò che in quel momento ti aggrada. E questa è una situazione veramente drammatica. E le scuole non sono un argine. Tra l'altro, quando si parla di questi episodi, di questi, non, i genitori sono sempre in seconda linea e avvengono sempre più di frequente. E quindi, i genitori sono in seconda linea anche perché in fondo sono della generazione che ha aperto la strada a questo tipo di comportamenti. Quindi io vorrei occuparmi soltanto e rigorosamente di arte, ma ho qualche difficoltà. Ho qualche difficoltà perché a me pare che parlare d'arte in un contesto di totale sfacelo sociale forse costituisce una forma di cinismo, perché non vedi quello che succede, ti perdi solo nei tuoi pensieri. E infatti per me, come ho detto all'inizio del mio intervento, posare il libro che ho finito, Critica del giudizio di Kant, collegarmi a internet e vedere questa fotografia di questa brava ragazza a cosce aperte che si faceva leccare la vagina di un cane, non dico che sia stato uno shock, perché insomma la mia età non ci stupisce più di tanto di nulla, ma sicuramente un salto che in qualche modo ti sbilancia, ti mette, se uno deve parlare d'arte di fronte a queste cose, è chiaro, uno può dire le ignoro, non c'è dubbio, non c'è dubbio, non si è direttamente coinvolti, ma purtroppo questi soggetti, questi personaggi, ormai diventano, come ho scritto nel mio libro, diventano uno degli aspetti dominanti della società. Cioè questa preponderanza femminile, questa diffusione di questi comportamenti assolutamente normali, oserei dire, avrei detto anomali, ma ormai non sono più anomali. E cosa si fa? Si accettano? Si dice va bene così? Uno dice vabbè, non devi giudicare, d'accordo, nessuno giudica nessuno, però c'è una forma di violenza estetica che secondo me viene grandemente sottovalutata. Si parla sempre della violenza maschile, l'alzare la voce, il battere i pugni sul tavolo, come scriveva quell'altro poveretto di Paolo sull'Espresso. Ma c'è una violenza estetica che è molto più grave. E non credo che sia giusto, che sia regolare, che sia accettabile che io mi collego con internet, vado su Google più, perché se andassi su un sito porno allora non avrei nessun tipo di recriminazione, ma vado su Google più e vedo immagini di quel genere. Cioè è una violenza estetica. Come mi difendo? Siccome io devo andare per posizionare il film, vado per lavoro, non vado per divertimento. E come posso difendermi? Come posso reagire? Ecco, questa è la domanda che io pongo a tutti questi soloni, a tutti questi progressisti un tanto al chilo, a tutti questi soggetti come per esempio Travaglio, il Fatto Quotidiano, che si è scagliato contro il prete e non ha speso una parola di mezza critica nei confronti di questa poveretta che si ubriaca fino a perdere la ragione e va a far sesso con il primo che capita. Ecco, questo è un discorso. Cioè io in qualche modo subisco una violenza estetica, una violenza di carattere psicologico e sociale, alla quale non posso reagire, non ho modo di reagire, non posso far nulla. Anzi, eventuali mie reazioni mi classificano, vengo subito accusato di essere un reazionario, un fascista, un misogino e quant'altro, un sessista, quindi mi capovolgono in modo sofistico la questione, quindi io automaticamente sono quello che passa, come si suol dire, dalla parte del torto.
Ecco, lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono, e voi se credete di riflettere, di pensare, e che ognuno di noi reagisca come può e come crede. Io non ho né suggerimenti, tantomeno giudizi, però a me pare una situazione tutto sommato abbastanza allarmante. Buongiorno.